27 novembre si apre a Pistoia all'antico Palazzo dei Vescovi la mostra Medioevo a Pistoia, il crocevia di artisti fra romanico e gotico, un Palazzo dei Vescovi che torna ad accogliere il pubblico dopo un delicato intervento di valorizzazione. È una mostra per noi molto importante perché oltre a raccontare per la prima volta l'eccezionale contesto artistico che la nostra città visse fra il 200 e il 300, coincide anche con la riapertura di Palazzo dei Vescovi, che è uno dei monumenti più identitari della nostra città. È una mostra che lega i musei alla città e al suo territorio. Le opere che vedete, che si vedono in mostra, sono legate profondamente ad altri monumenti, opere che sono disseminate nella città e anche nella sua provincia. Del resto sono state approntate in occasione della mostra degli itinerari appositi per poter percorrere la città, quindi uscire dalla mostra e leggere attraverso le chiavi di lettura offerte dalle opere anche il contesto culturale e artistico di un'intera città. Sono tutte opere pistoiesi? Non sono tutte opere pistoiesi, sono opere che sono nate e sono state create nel ricchissimo contesto artistico di Pistoia, ma che oggi si trovano anche disseminate nell'ampia provincia. Abbiamo anche prestiti importanti che vengono da Roma, da altre città italiane e quindi qui convergono anche alcuni capolavori importanti. Vedo di fronte a me anche una pala importante di Lorenzetti che viene dagli Uffizi e che abbiamo restaurato per l'occasione. Un altro del resto importanza di questa opera che ha consentito una serie di restauri importanti di opere che poi saranno ricollocati e ritroveranno il loro luogo in musei o nelle istituzioni di provenienza.